universo universo si torna a parlare dell'universo in espansione perché ieri l'amico mario vitone ha postato su facebook un, un, un singolare post una singolare notizia io questa singolare notizia come al solito ve la metto eh, come link nel riassunto di questo video ok mario vitone avevo detto che Beh, la sarei studiata la notizia, infatti, questa notte, invece di dormire, eh, mi sono soffermato sulla notizia per cui ci faccio questo video si torna a parlare de, dell'universo in, in espansione, perché a, a noi umani, a noi, a noi umani eh, eh, non, non piace parlare di un universo infinito ed eterno. Siccome noi abbiamo ciascuno di noi ha un inizio, che è l'anno di nascita. E una fine, che è il momento della morte, e così anche l'universo si deve comportare come noi, per cui eh, si, si, si fa qualche giro di parola, si preferisce parlare di un universo in espansione, perché eh, se tu parli di universo in espansione, vuol dire che tu concepisci l'universo che si espande. Cioè, prima era più piccolo, più piccolo, più piccolo, tornando a ritroso, prima magari era un puntino, il fam famoso, il famigerato Big Bang, e poi c'è questo universo che si espande, e, ma, ma si, es si espande come un impero, gli imperi si espandono, ma, ma si espande dove? Dove? In che cosa si espande? In, in dove? Si, si espande forse nel nulla? Va a occupare... Gli spazi occupati dal nulla, ma il nulla è, è una parola senza, senza eh, il, il referente. In ogni caso eh, parlare di un universo in espansione eh, vuol dire parlare di un universo che all'inizio è nato. All'inizio è nato. Se si espande vuol dire che prima era un po' più piccolo, un po' più piccolo, un po' più piccolo cioè era piccolissimo e poi Big Bang l'universo eh, si espande e poi magari eh, l'universo è in espansione poi come tutti gli imperi poi magari si contrae infatti si parla anche di espansioni e, e co contrazioni e non va giù all'umanità non va giù all'umanità all che l'universo sia infinito ed eterno perché va al di, al di là della, delle nostre capacità di comprensione e di accettazione. E, tu, tutto ciò che esiste deve essere fatto a nostra immagine e somiglianza, per cui anche l'universo, come noi, deve aver avuto un momento di nascita, il Big Bang, e poi dovrà av avere anche il, mom il momento di morte, si parla anche di, di una morte dell'universo. Beh, così noi siamo più felici pensando che l'universo si comporti come noi. E no, 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 eh, Giordano Bruno, sì, Giordano Bruno non era un, un, un astrofisico, non era uno scienziato, però diceva che, Giordano Bruno diceva che l'universo è infinito e in, increato, ma se vogliamo andare sulla scienza, Isaac Isacco Newton diceva, che l'universo è infinito. Poi, anche la fisica antica, la fisica, fisica pre-cristiana diceva che l'universo è infinito. E, e siamo alle solite, ormai sono mh, circa vent'anni che io parlo di un universo infinito ed eterno. E qua vorrei concludere co con l'ultimo verso della poesia di Giacomo Leopardi, L'infinito. E l'ultimo verso è. Ma è dolce naufragare in questo, in questo mare, e per cui io, come al solito, rinvio tutti coloro che vogliono approfondire la situazione a leggere questa mia opera storico-mitologica. Ok, eh, Mario Vittone, ok, cari amici, a tutti, tanti cari saluti da, da La Stirpe del Serbio.